Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura su Croc, Legend of the Gobos. E faccio il mio solito salvataggio, quindi Croc, metto inizio episodio. Ecco, se almeno non ci sono problemi di alcun sorta. E siamo al primo livello del secondo mondo, The Ice of Life, il ghiaccio della vita. Quindi vediamo un po' che cosa succede. Il ghiaccio credo che si muoia, presumo. Esatto, bene, quindi cerchiamo un attimo di evitarlo perché è... Sarà il caso comunque di evitarlo. Allora, qua si fa così. Ok, il primo l'abbiamo preso. Ora. Ah, ci si scivola. Allora, qua noi dovremmo poter. Oh, aggrapparci, questo non lo sapevo, l'ho visto in un gameplay mentre appunto cercavo i filmati. Vi ricordo inoltre che se non vi siete iscritti al canale di iscrivervi, di lasciare un commento bastardo. Dicevo, di lasciare un commento e un mi piace, di attivare anche la campanella e di seguirmi anche sul mio canale Twitch, dove vado in diretta lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 21 fino alle 23. Ok, sta così e si va. Tanto l'importante è poter prendere la gemma. Alla fine era quello l'obiettivo principale, il prendere la gemma della rossa. Allora io però vorrei questo spingerlo di qua per prendere quella cassa. La chiave, buono. Quindi altra gemma colorata. Che bello registrare, no? Con il secondo schermo, a parte la webcam che appunto è tornata di nuovo, magari se non avete visto appunto le ultime live è tornata di nuovo alla posizione originaria, perché mi piace di più vederla così frontale, ma soprattutto ho attivato il mio secondo schermo, quindi appunto ho il programma attivo sul secondo schermo ed è una cosa meravigliosa, perché appunto mi permette in questo modo di avere tutto sotto controllo, quindi di bloccare, di vedere appunto se funziona, se sta registrando, anche da quanto tempo sto registrando, cose che potrei anche tranquillamente bloccare. Qua il cronometro, e questa è una cosa meravigliosa, veramente veramente fantastica. Che non ci avevo pensato, infatti, che con secondo schermo ho sotto controllo da quanto tempo sto registrando con con OBS. Bastardo. Bastardissimo. Ok. 3 gobos, 3 gemme, quindi si prosegue. Bevo anche un po' d'acqua perché ho ancora la bocca un po' addormentata dal troppo parlare di ieri. Questa è la prima volta che ho registrato due volte, mattina e
pomeriggio ed è stato anche no, mattina sera per la live, ma anche il pomeriggio ho provato a fare qualcosina, ovviamente senza successo, quindi sono un po', diciamo, è un po', ho la voce un po' intorpidita, ok, un po' una cosa del genere, quindi devo un attimo riprenderci l'abitudine, però ok, e siamo a 4 gemme colorate. Ok, meno male, pensavo di cadere di sotto. Questo ci porta di qua. Ok. Beh, per ora non mi pare tanto. Tanto difficile. I livelli di Crash Bandicoot erano molto più complessi, Già dal primo mondo, c'erano dei livelli, soprattutto nei pezzi finali, che erano belli tosti, Da fare, Però, di momento vedo che va tutto normale, quindi beh, ci vuole comunque un po' di un gioco un po' rilassante. Oh, ci vuole. Allora andiamo a liberare quello senza cadere. Piano, Ok, altre gemme. Piano. Ah, laggiù in fondo. Infatti ho detto, ma strano che non c'è il gong in questa parte. Perché laggiù in fondo, ecco perché. Non avevo mica visto io. Bastardo, te che mi vai a... Come andare via? Prima che sia troppo... no. Troppo tardi ormai. Si aspetta un secondo giro. Si aspetta un secondo giro. Questi non crollano, quindi vado un po' tranquillo. 6! Allora, dovrebbero essere 6 gobos in ogni livello. E se non sbaglio, prendendo 6 gobos in ogni livello, sblocchiamo un livello segreto che non abbiamo sbloccato nel mondo precedente. Quindi potremmo anche tornarci magari in un secondo momento, perché no? Allora, be really careful. Quindi vediamo cosa si prospetta. Questa volta. Ah, tutto ghiaccio. Il ghiaccio è un po' brutto, però. È un po' brutto. Ah. Prendere là, scusate. Bisogna attivare qualcosa, presumo. Tipo quello, vedete? Tipo quello là. Quindi bisogna trovare la chiave che sblocchi il pulsante per permetterci di andare a recuperare quel gobos, sicuramente. Magari sarà anche qua la chiave. No. C'è un altro. No, non c'è la chiave. Allora sarà in un altro pezzo di livello sicuramente, quindi andiamo avanti, poi se mai ci torniamo dopo.
piano piano. Ah, che bella, quella l'ha fatta. Va avanti, bravo. E ora torniamo indietro. Ok. Bene, e il secondo è preso. Bene, 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 bene. No, 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 qui, 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 bravo, Croc, bravo. Qua è un po'... Uffa, madonna, stavo per cascare per un pelo. Stavo per cadere male. Malissimo, tra l'altro. Gemme. Ok, il quarto. No, il terzo. Ah, ok, il terzo, pensavo che era già il quarto che avevamo trovato, invece no, per ora siamo a tre. Ora è abbastanza semplice, o almeno così pare. Così pare. Anche perché di salute ne abbiamo 9, non è che ne abbiamo... non ne abbiamo tantissima di salute, quindi bisogna stare un po' attenti a... a non farci colpire, insomma, per non andare a... a sprecare appunto salute, perché a differenza di Crash Bandicoot qua... La vita noi la otteniamo a fine del livello, ogni 100 gemme a fine del livello ne otteniamo una vita. Il Crash Bandicoot invece era diverso, ogni 100 gemme che raccoglievamo, 100 frutti per meglio di dire, ce ne erano molti di più, è vero nel gioco, però all'interno dei livelli per ogni 100 frutti che si raccoglievano noi ottenevamo una vita, ok? Quindi è un po' più lento, diciamo anche disegno il procedimento con cui ottenere, diciamo, la vita, ok, la salute, però si ottiene comunque abbastanza. No, 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 no. Qua bisogna prenderli tutti e due. Ok, poi si gira. E siamo a 5 gobboss. Crolla, ma io me ne vado di nuovo qua. E dovrebbe esserci il sesto qua, nascosto da qualche parte. Eh?
Ok, bisognava fare qualcosa secondo me di combinazione di tasti. E niente, non abbiamo trovato il sesto esserino, vabbè, pazienza. Secondo me bisognava fare una sorta di combinazione di tasti, diciamo. Spostando appunto il calderone per prendere tutte le gemme, quindi lì ottenevamo il sesto Gobboss. Comunque, prossimo mio livello, Riot Brrr. Riot Brrr, proprio. Riot Brrr è bellissimo. Riot Brrr è veramente meraviglioso. C'è già un bel po' di roba qua, eh. Ah. Che assolistia. Oh, gemma rossa. Poi entriamo qua e vediamo. Beh, i livelli penso che comunque andranno fatti diverse volte per ottenere il 100% del gioco. Ma non è quello il mio. Ah, non è quello il mio obiettivo, diciamo. Anche perché non posso ottenere il 100% di un gioco che non ho mai giocato, ovviamente. Sì, e ora devo morire. Pau. Si crocca, però poi bisogna arrivare all'acqua, possibile? No, basta fare così. E basta, non c'è altro. Ah, la chiave! È una delle chiavi. Una delle chiavi. Ok, abbiamo trovato una chiave. Chiave che andrà aperta o la porta o la gabbia. Mi devo seguirlo, ma è impossibile seguirlo così. Ok, preso. Buono, allora abbiamo fatto bene andare là. Ora con questa chiave io dovrei andare a prendere la gemma, che è esattamente dove ci siamo buttati in mezzo al mare. Che è qua. Io provo, sentite. Ah, non si apre. Ah, quindi non è la chiave giusta. Interessante. Quindi dobbiamo andare da un'altra parte e ottenere la chiave per aprire la gabbia. Quindi in questo caso è quella la porta giusta dove andare. Anche perché non ce n'è altre. Ok, quindi una chiave apre una determinata porta, non vuol dire che una singola chiave apre tutto. Ecco infatti l'altra chiave che è laggiù in fondo. Io lo sapevo! Io lo sapevo!
che scompariva per l'affare o succedeva qualcosa di brutto. Ho detto, questo serve qua più in fondo, secondo me o cade giù o scompare, infatti. Cos'è successo? Porca miseria, Croc! Ah, ci sono due chiavi, c'è un'altra là in fondo. Quindi... Olè. Quella in alto come la ottengo? Beh, intanto c'è una gemma, quindi qua bisogna andarci. Forza. Fammi prendere prima la gemma, poi la chiave, poi rompo questo. E otteniamo uno di loro. Ora per prendere l'altro che è in alto là. Ah ok, c'è il. Si è aperto il passaggio, ok, ok. Chiaro. Ma quindi ora basta tornare indietro, in teoria no. Ho ottenuto tutto quanto, quindi basta. Tornare indietro. Oh, ben due chiavi addirittura l'abbiamo ottenuto contemporaneamente. Non mi era ancora successa questa cosa qua. Beh, gemme sicuramente. Le gemme ci sono sempre, le gemme compaiono sempre. Vado a prendere quello. Che tanto per il momento siamo messi abbastanza bene. Allora, sì, ma la telecamera fa schifo. Oh, che palle. Non mi ho sbagliato di nuovo. Bene, quindi abbiamo sbagliato di nuovo, dovevo andare a saltare direttamente di là. Vabbè, si ritorna, dai, non è così complessa alla fine come può sembrare, bisogna soltanto calibrare bene il salto e farlo bene. Ma basta prendere... Ah. Ma non l'avevamo già preso questo? Ha. Cioè, quindi se io non tornavo qui, non prendevamo l'ultimo? Fallo al 100%, ciao! E chi ce la fa a farlo al 100%? Se so così bastardi le cose. Allora, siccome non voglio perdere troppo tempo... Io ora uso il palloncino che dovrebbe portarci direttamente sulla piattaforma che abbiamo ottenuto premendo questo. Giusto? Oh, bene. Oh, ecco perché serviva l'altra chiave. Ora ho capito. Bene. Infatti ho detto, ma dove devo cavare l'altra chiave? Ho detto, perché se ora prendo l'ultimo, dov'è l'uscita del livello? Eccola là, infatti, l'uscita del livello. Ci manca una gemma che sicuramente sarà in uno di questi qui. Eccola qua, infatti. Questo. Prendiamo anche questo, poi velocemente, ok, e andiamo direttamente qua. A parte abbiamo preso tutto, quindi ci va anche di molto bene. Ma crolla, no.
girano però. Ah, faticoso, faticoso, faticoso. Bastardo! No! No! Bastardo! E mi ha colpito! Questo ci va per tutte le vite ora che lo dico. No, non ci devo. Cazzo! Calmo, calmo, Fede, calmo, calmo, calmo. L'ultima volta proprio a far quello sto livello, eh. Poi ti vedi che lo sbaglio meno sono indietro, quindi. Poi telecamere del cavolo, guarda di che telecameracce brutte che veramente ti mette. Dai, ho soppigiato il tasto del salto! Cazzo! Ho pigiato il tasto del salto! Ora mi incazzo, eh! Vaffanculo e vaffanculo anche te. Un po' di gemme che mi servono, che non ho più nulla. A 7 erano addirittura qua. Siamo mangiati 7 vite, ci siamo mangiati. Oh, 7 vite. 7 schifosissime vite ci siamo mangiati. Allora, io direi che concludiamo qui almeno questo episodio, così poi facciamoci gli ultimi 2 livelli di questo mondo. Vediamo come va a finire. Grazie per aver visto anche questo video. Noi ci vediamo al prossimo, sempre su Croc The Legend of the Gobos. Stavo per dire Crash. Ciao.